Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi tutorial in collaborazione col sito Bitpark. Andrò a testare gli stampi presi appunto dal sito di Bitpark. Vi illustro anche quali stampi ho scelto. Questa è la prima tipologia, questo è il codicino. Vi ricordo che tutti i link ve li metto anche giù sotto in descrizione di tutti i prodotti che vedrete appunto in questo video. Questo è il primo stampo, ne ho presi due perché come vedete qui è una confezione, un pezzo per confezione, quindi ne ho presi due. Per quanto riguarda quest'altra tipologia di stampo, in questo caso qui all'interno della confezione già sono presenti appunto due stampini, vedete, con queste formine davvero molto carine e sfaccettate. E poi in ultimo ho preso quest'altro stampo, questo è sempre il codice ed è uno stampo appunto con delle forme geometriche. Un attimino che lo tolgo dalla bustina ed eccolo qua. Davvero molto molto carino. Oggi andremo a sperimentare appunto con queste tre tipologie di stampi, li andrò a testare tutti e tre e andrò a miscelare la resina, questa qui della Resin Pro, il componente A, il componente B, la resina epossidica. Vado a mischiare la resina e ritorno da voi. Rieccomi ragazze, questo è il risultato. Ho colato diversi stampini, sia quelli di Bitpark, che sono appunto questi qui. E poi ho colato anche questo stampino sotto perché ho fatto ovviamente tanta resina e ho colato diverse cosine. Niente, questo è il risultato. Fra 24 ore vi mostro il risultato finale. Rieccomi, sono trascorsi un bel po' di giorni e questi ovviamente sono i cabochon che ho realizzato con gli stampini di Bitpark. Adesso ve li mostro e poi andremo a creare una creazione insieme. Vi mostro per primo questi stampi qui, questi qui erano quelli appunto sfaccettati, ho colato soltanto queste due formine. Questo è il primo, tra virgolette, davvero molto bello, riuscitissimo questo colore pieno zeppo di glitterini, è una sorta di verde acido, solo che come vedete appunto la creazione non è lucida, quindi credo che andrò a lucidarla e andrò anche un po' a limare un pochettino i bordi che sono taglienti. Questo è la goccina, stesso discorso, sempre sfaccettata però opaca e andrò a lucidarla o con la resina OB o con la resina epossidica. Vi mostro anche i compagnetti, questo è l'altro e questa è appunto la gocciolona. Non mi dispiacciono questa forma di goccia e di ovale, solo che li preferisco appunto lucidati. Quindi andrò a lucidarli la prossima volta che andrò a fare una colata di resina, quindi me li metto qui sul banchetto da lavoro. Poi ovviamente ho realizzato anche questi qui. Questi li ho realizzati con uno stampo, ecco è volato, ebbene prendo un altro. Li ho realizzati con lo stampo che già avevo, vedete sono belli lucidi, sempre è lo stesso identico colore, sempre molto riflessato con questi brillantini, vedete rende molto di più ovviamente con il cabochon lucido. Poi ho realizzato anche queste goccine, grandi e piccole, sia rosa che gialle e anche questi due tondini qui, però ripeto, questi li ho fatti con uno stampo che già avevo qui a casa e adesso vi mostro queste qui realizzate appunto sempre con gli stampini di Bitpark. Questo è molto molto lucido, peccato che qui ci sta una bollicina, però volendo una volta incastonato il cabochon con l'incastonatura al peyote o al roux non si nota. Vi mostro anche questo stesso identico discorso, magari riesco a coprire anche questa bollicina. Qui ce n'è anche un'altra qui nel lato, un mega bollicione, però non mi dispiace questo colore, mi è venuta una sorta di verde acido, questo è perfetto. Poi c'è questo qui grandissimo con questa sfumatura enorme, non mi dispiace, solo che è venuto, aspettate, qui c'è ancora un po' di verde. In pratica in questa colata è successo di tutto e di più, infatti sul retro c'è un po' di verde. Perché in pratica il colore questo qui verde era troppo denso, ho aspettato troppo a colare negli stampini, quindi quando sono andata a colarlo qui dentro ho fatto i macelli. Quindi infatti anche gli stampi sono tutti zozzissimi. Questo anche mi piace tantissimo, questa goccina, questo è l'altro. Sono entrambi belli cicciottelli, peccato che qui la sfumatura netta, qui invece sono riuscita a fare un po' l'effetto un po' tipo galassia.
E poi c'è quest'altro ovale, qui devo un po' limarlo anche questo, non è male. E poi quest'altro quadratino qui, stesso discorso, una piccola bollicina qui. Però non è un problema. Poi, per quanto riguarda gli altri stampi, perché erano tre tipologie di stampi, c'era questa tipologia, questa, e poi c'era quello lì, che è questo qui, che è con le figure geometriche. Di questo qui ho colato solo questi cubettini qui, che non, questo quadratino qui, che non lo tiro fuori, e poi, perché adesso devo lavorarci su, ed eccolo qua l'altro, e poi ho realizzato anche questo qua con sempre con la resina epossidica blu. E questo è anche molto carino, al limite come pendente lo trovo davvero molto molto carino, con questa forma particolare. Infatti anche in questo caso qui devo pulire ovviamente gli stampini, perché ho fatto dei macelli. Quindi, a parte questi cabochon che vi mostravo adesso, ed eccolo qua, ho recuperato anche l'altro quadratino, dicevo, questi stampini qui li andrò a lavorare successivamente. Adesso invece mi vado a focalizzare proprio su questo quadratino qui rosa, e andremo a realizzare appunto un paio di orecchini insieme. Quindi accantono il tutto e andiamo a lavorare con questi quadratini. Vado ad utilizzare anche queste decorazioni prese sempre dal sito di Bead Park, che erano appunto queste mezze sfere di dimensione differenti. Quindi con la resina UV e con le mezze sferette andremo a creare un bellissimo componente. Rieccomi, ho tolto i guanti perché mi si appiccicavano le perline vicino ai guanti, quindi con un po' di resina trasparente, giusto un filo, ok, vado ovviamente ad inserire all'interno anche le mezze sfere. Prima ci passo un pochettino lo stuzzicadenti, in modo che la resina trasparente va in tutto il componente. E adesso semplicemente vado a divertirmi mettendo una perlina alla volta di diverse grandezze. Possiamo scegliere quelle piccole, quelle grandi, anche perché all'interno della confezione ne sono presenti diverse grandezze. Rieccomi, ho aggiunto sia alle mezze perle anche qualche glitterino così un po' più grande, e adesso li vado a catalizzare in lampada. Ovviamente ho fatto anche l'altro, cercando di fare la medesima decorazione, e adesso in lampada. Ed eccoli qua, questo è il risultato, davvero molto carini questi elementi, sottofondo rosa e poi con questa decorazione con perle e glitterini. Adesso con questi due componenti ovviamente andrò a realizzare un paio di orecchini, e ovviamente devo limare anche un po' all'interno della creazione. Assemblo gli orecchini e ritorno da voi col risultato finale. Rieccomi, questo è il risultato, davvero molto molto carino. Ho aggiunto questo perno in acciaio sempre di Bead Park, che qui c'è il foro, questo qui è il codice. Poi nell'info box ovviamente vi lascio tutti i link dei prodotti, e semplicemente con un po' di fil, questo qui di wire da 0,4, ho inserito appunto un cipollottino davvero molto piccolo. Ho inserito il filo, entrambe le estremità, in questo foro, il foro basso appunto del componente in acciaio, in questo modo. Poi ho aggiunto ovviamente il componente in resina, e semplicemente entrambi i capi di filo li ho avvolti vicino alla lavorazione per 2 volte. Ovviamente potete anche girare con il filo di wire e fare tutto il contorno del componente in resina.
Ed ecco qui gli orecchini terminati, sono davvero molto molto carini, leggeri ed estivi. Ne sto realizzando ovviamente anche altri in tantissime altre colorazioni, sempre con gli stampi di Bead Park. Infatti, fra qualche minuto andrò su in soffitta a guardare appunto il risultato di questa nuova colata. Io spero che il video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione, alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!